pesca sportiva si distingue principalmente per dei limiti di tempo e di settori dove uno può, diciamo, deve dimostrare la sua bravura nella competizione. In che senso sportiva? Perché soprattutto nella pesca mosca, oltre al numero di catture dei pesci, si può anche rilasciare, si pratica per lo più no kill, e quindi nelle tre ore di gara si può cercare di ottenere il massimo risultato per poi rilasciare il pesce. Le discipline sportive si dividono in acque interne e mare, e poi ulteriormente nelle acque interne ci sono diverse divisioni: spinning, car fishing, pesca al tocco, mosca o pesca in laghetto. Le specificità della pesca mosca sono il cercare di catturare la trota con un insetto che può essere imitativo o di fantasia, il pesce, quindi una cosa un po' particolare, soprattutto il lancio tecnico, cioè l'azione, difatti viene definita la tecnica per eccellenza alla pesca mosca. E bisogna avere un mulinello che ha per lo più una funzione di recupero, al suo interno una coda di topo che consente di lanciare la mosca, e un terminale, opportunamente poi chiaramente una canna da mosca che ha delle particolarità che sono dovute all'azione di lancio. Una competizione può durare tre ore e ha una bit, un box delimitato di circa 200-300 metri, e il concorrente all'interno di questa bit ha queste tre ore di tempo per cercare di prendere più pesce possibile. Si può muovere autonomamente in questa bit e scegliere qualsiasi tecnica di pesca mosca per poter catturare il pesce. Dietro all'agonista c'è sempre un controller, un giudice, perché ogni volta che prende un pesce deve andare dal controller, che ha un apposito attrezzo per la misurazione del pesce, e successivamente rilasciarlo e segnarlo sulla tabella delle catture. Allora, in Italia è soprattutto diffusa al centro-nord per un discorso proprio di quantità d'acqua presente, dei fiumi, dei torrenti e dei laghi. Ci si allena, ci sono diverse scuole dove o società o club che fanno dei corsi per la preparazione base, e successivamente, appunto affiliandosi a questi club, si fa la pratica direttamente sul posto.